siano lodati Gesù e Maria. Ricchissima questa liturgia della 24ª domenica del tempo ordinario. Io ho cercato per sviscerare un po' le tantissime sollecitazioni che dà questo Vangelo, poi tra l'altro molto connesso con la prima e con la seconda lettura, di suddividere un po' le riflessioni in tre parti. Ieri sera sulla prima parte del Vangelo, polarizzato sulla domanda: la gente che dice che sia Gesù e tu chi dici che io sia? Raccomandavo alle persone con un compitino a casa dell'omelia, dico: prova a metterti un quarto d'ora davanti a Gesù e chiediti chi è Lui per te, se tu ci credi veramente che Lui è il Messia e il Figlio di Dio. Poi c'è il secondo passaggio. Gesù annuncia la sua passione dopo essere stato riconosciuto come Messia. Pietro in disparte si mette a rimproverare: Gesù, che dici? E Gesù, con lo sbugiardo davanti a tutti, egli voltatosi guarda il discepolo, rimprovera: guarda che se tu pensi in questo modo mi allontani dalla croce, cioè dal fare quello che Dio vuole, tu rappresenti la parte di Satana, vattene via. Perché? Perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Quindi Gesù introduce questo importantissimo punto di confronto: noi come pensiamo, come ragioniamo, secondo Dio o secondo gli uomini? Cioè il nostro modo di pensare, di ragionare, di scegliere, a chi è ispirato? Alla logica umana o alla logica divina? Adesso andiamo alla terza parte, perché dopo aver sollecitato questa cosa, Gesù dice, e quello che dice Gesù è fortemente legato al tema che sollecita già San Giacomo nella seconda lettura: la fede e le opere. Tutti quanti siamo più o meno capaci di dire che noi ci crediamo, noi andiamo a messa, quindi siamo cattolici più o meno, no? Ma San Giacomo dice una cosa molto importante, fa un esempio molto terra terra: se tu vedi un tuo fratello senza vestito e sprovvisto del cibo quotidiano, lo vedi e dici: bene, che Dio ti benedica, arrivederci. Ma che fede c'hai? Questo è un peccato di omissione, non è un peccato di azione, perché una persona che ha bisogno e ti si presenta davanti, se tu c'hai la fede, tu non puoi non aiutarlo, lo devi aiutare. Non è un'opzionale, se ci credi. Perché Gesù che cosa ha insegnato? Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Quando avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Quindi se tu ci credi che Gesù è Dio, attenzione, è chiaro che se lui ha detto questa cosa, io poi la metto in pratica, capito? Allora dalla fede dipendono le opere, e quando non ci sono le opere, sapete cosa manca? Manca la fede, tu non ci credi veramente. Allora perché dico che questo è raccordato con la terza parte del Vangelo? Gesù dice: se tu vuoi venire dietro a me, ecco alcune opere molto importanti, non molto concrete, ma molto incisive, che dobbiamo fare dentro noi stessi. Tre cose: rinnega te stesso, prendi la croce e seguimi. Queste tre, ci credi che sono io? Cosa vuol dire rinnegare se stessi? Pensiamo al rinnegamento di Pietro, ma che cosa ha fatto San Pietro giovedì santo? Sapete, no? Pietro ha rinnegato tre volte Gesù, che cosa ha fatto concretamente? Gli hanno chiesto: senti un po', ma tu a lui lo conosci? Io, mai visto. Insomma, cosa sta legando? Cioè, ma come non lo conosci? Tu sei un galileo. Io, per carità, mai visto e conosciuto. Cioè, ma no, no, guarda che tu stai, io ti giuro che non l'ho mai visto. Cosa vuol dire quindi rinnegare se stessi? Vuol dire davanti a Gesù: io non mi conosco. E che cosa significa questo? Detto in parole un po' più comprensibili. Magari, guardate, il Signore volesse mettersi in discussione. Tu hai un modo, tu come io, di vedere le cose, di pensare, di concepire la vita, che sicuramente non è, perché noi siamo dei re, noi siamo esseri umani, Gesù è Dio, capito? Cioè in Gesù il cielo scende sulla terra, lui ci propone un modo di pensare alternativo, diverso. Facciamo subito gli esempi, perché io faccio sempre gli esempi. Partiamo da quello che il Papa ha detto ieri a Palermo, che sono gli esempi un po' più terra terra. È compatibile essere mafiosi ed essere cristiani? Questo è facile, questo qui, no?
non è compatibile. Ma cosa fanno i mafiosi però, oltre che ammazzare la gente? Andiamo un po' più. Qual è il Dio dei mafiosi? Lo sapete perché i mafiosi ammazzano la gente? Mica perché sono cattivi, perché vogliono ammazzare la gente, quelli tanto che uso per ammazzare. Sapete perché ammazzano la gente? Anche di questo parlate. Perché ammazzano la gente? Per il Dio sordo. E siamo sicuri che a noi il Dio sordo non ci faccia proprio né caldo né freddo? Siamo sicuri? È compatibile avere una vita improntata a fare soldi solo per se stessi con il cristianesimo? Non è compatibile. C'è la parabola del ricco stolto nel Vangelo, dove Gesù spiega di quello che faceva un sacco di soldi, aveva accumulato, dice: oh, adesso che bello, mo c'ho un'avanza così, adesso mi riposo e mi godo tutti i beni. Che stolto, questa notte ti sarà richiesto la tua anima. E come diceva il Papa ieri, dentro il sudario, che è nel suolo pubblico, ci stanno le tasche. Tutti i soldi che hai fatto non è che te li porti dall'altra parte, li lasci agli eredi che si scanneranno e ti manderanno gli accidenti se hai fatto male il testamento, e tu ti presenti nudo davanti a Dio. Non è compatibile. È compatibile essere cristiani, sempre sul negare me stesso, con la vendetta, e la leggo al dito, occhio per occhio e dente per dente, tu mi hai fatto una cosa, io te la rifaccio. È compatibile? Viene a messa tutti i giorni, ma tanto lo sentirete anche la domenica. Due giorni fa c'era il Vangelo: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite quelli che parlano male di voi e pregate per quelli che vi trattano male. Quindi è compatibile che se uno mi parla male dietro le spalle, io poi ci parlo male il doppio? Non è compatibile. È compatibile che se uno mi fa uno scarto, non è che l'odio e chi lo sa che cosa, mi fa una qualche azione cattiva, io gliela rifaccio? Non è compatibile. Ecco perché Gesù dice: mi nega te stesso. Cioè, noi non possiamo dirci cristiani se non confrontiamo la nostra mentalità con quella di Gesù. Vogliamo davanti. È compatibile essere un bestemmiatore, anche se uno non lo fa per cattiveria, no? Sapete che molte volte la bestemmia è un brutto vezzo che si acquisisce da piccolo, insomma, per l'ambiente, per le situazioni culturali. Ma posso io bestemmiare un turco e dirmi cristiano? No. Posso parlare in maniera sboccacciata, volgare, brutta e dirmi cristiano di Gesù? No. Possiamo continuare fino al giorno del giudizio universale, d'accordo? Con tutte quante queste cose. Quindi la prima condizione che Gesù dice: bene, tu ci credi veramente che io sono Dio? Se ci credi veramente che io sono Dio, devi aprire il cuore e la mente a un altro modo di pensare, di vedere la vita, con cui ti devi confrontare e proprio anche dire: io non sono d'accordo, non mi sta bene. Però sta attento, che se dici io non sono d'accordo e non mi sta bene, devi fare sempre un passo indietro. Con chi ti stai confrontando tu? Con un semplice uomo carismatico? Chi è Gesù? È un fondatore di una filosofia, di una spiritualità? È un uomo come tutti gli altri, con un discreto carisma? O è Dio fatto uomo? Si può non essere d'accordo con Dio fatto uomo? Io faccio poi questa domanda, io ho qualche dubbio. Se non sono d'accordo, devo risettare qualche cosa dentro di me, devo confrontarmi anche a costo di sofferenza, capite? Perché poi quando ci sono le rivoluzioni interiori di vita, i cambiamenti di modi di pensare, capito? È compatibile il Vangelo, questo lo sto cominciando a dire, gli organismi di partecipazione, consigli pastorali, con uno stile comunitario, litigioso, aggressivo, o semplicemente da battitore libero? Anche di questo il Papa ha parlato nei giorni scorsi. Nella Chiesa non ci stanno battitori liberi, cioè persone che se ne escono e fanno di testa loro. Nella Chiesa si cammina sempre insieme, in comunione, la grande comunione, quindi con la Chiesa, con il Catechismo, con le autorità, e la piccola comunione dobbiamo costruire qui, in ogni singola parrocchia, lavorandoci, capite? E stando insieme, ascoltandoci, accogliendo chi la pensa diversamente da me, anche se non sono d'accordo, proponendo le cose che penso, d'accordo? Ma sempre con umiltà. Cioè, io parlo, tutti hanno il dovere di ascoltarmi, ma io ho il dovere di ascoltare tutti. Nessuno di noi, neanche io, ha la verità infusa nel Vangelo, capite, che cala, e che chi l'ha detto? Ci confrontiamo, dialoghiamo,
capite? Costruiamo. Questo vale nella comunità parrocchiale, questo vale nella famiglia, questo vale nei rapporti con i parenti. Capite? C'è uno stile che noi dobbiamo imparare. Gesù non ha problemi a insegnarcelo, d'accordo? Perché c'è il Vangelo, l'ho detto pure all'omelia precedente, ieri il Papa ha detto al Vescovo di Palermo, dice, senta eccellenza, lei deve mettere tutti i fedeli di Palermo in condizione di avere in tasca un Vangelo da scambio. Io ce l'ho a casa mia, quando ero giovane mi ero comprato un Vangeletto piccolino, piccolo così, l'ho consumato, perché lo leggevo tutti i giorni, e ogni giorno leggevo un po' di Vangelo e ci cominciavo a pensare, non ero preso, non ero nessuno, avevo 20 anni, erano i primi tempi che volevo un po' approfondire, e sono andato a leggere il Vangelo. Quindi se tu c'hai voglia di ascoltare Gesù, ma Gesù c'è, sta già il Vangelo, leggendolo è già una grandissima scuola. Poi abbiamo tanti altri canali, insomma, perché la Chiesa esiste per questo, no? Per farci crescere sempre più nella conoscenza e nell'ascolto del Vangelo. Solo che bisogna vedere se io sono disposto a rinnegare me stesso, e ci mancherebbe ancora, ma questo lo lasciamo alla riflessione personale, perché il tempo si sta allungando, prenda la sua croce e mi segui. Siamo soltanto al primo step, Se noi non facciamo questo, abbiamo una fede, come dice San Giacomo, che è morta in se stessa, cioè noi diciamo di credere, ma in qualcuno che non si sa neanche bene chi è, e dove non si vede in nulla che noi ci crediamo, perché i discepoli di Gesù da cosa si vedono? Se compiono le opere sue, se hanno il suo stesso stile, altrimenti i discepoli, che se io riconosco uno come un maestro, è certo che lo seguo, è certo che lo imito, è certo che metto in pratica quello che dice, è certo che innanzitutto sono attento a quello che dice per conoscerlo e metterlo in pratica. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci dia questa grande grazia. Ricordiamo, la cosa importantissima dinanzi a Gesù che parla e si rivela è la disponibilità a metterci in discussione, perché se non siamo disponibili a metterci in discussione, Gesù ci rispetta, non ci violenta, rimaniamo come prima, però non siamo cristiani, siamo una macchietta, purtroppo, siamo una caricatura del Vangelo, e a volte diamo anche cattivo esempio, perché chi ci vede dice, perché io dovrei diventare cristiano? Quello è come me, non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna forma di vita, modo di pensare o di essere attraente, diverso, divino, celeste, capite? Noi questo dobbiamo chiederci per noi stessi e per chi ci guarda, dinanzi a cui dobbiamo, con l'aiuto della grazia di Dio, far risplendere la bellezza, la divinità e la soprannaturalità del Vangelo che Gesù ci ha insegnato. Siamo lodati Gesù e Maria.